Ok, io so, vorrei aprire un attimino questa trasmissione con due brevi notizie, una del Gazzettino e l'altra della Repubblica, ed è quella del Gazzettino del 19 settembre 2005 e quella della Repubblica è del 6-10-2005. Cioè praticamente quant'è la differenza? Circa 20 giorni da una notizia all'altra, no? Beh, Francesco mi dà un minuto, li leggo tutti e due, Anche tanto due, sono trafiletti anche due e mezzo. brevissimi, anche due e mezzo, sono trafiletti brevissimi, però vi danno un'idea di come la Chiesa Cattolica agisce proprio per truffare le persone, cioè con una volontà truffaldina precisa. Cioè, è nel cristianesimo voler truffare, perché Sì, non ha due sì. testimonianze anche in area ortodossa, in tutte le religioni monoteistiche, l'inganno, la truffa, la menzogna è il metodo. Sono i tre principi fondamentali. Sì, però effettivamente quando però trovi due notizie di questo tipo, no? Così legate, così vicine, ti accorgi che c'è qualcosa che non quadra. Adesso io non so se sia una guerra interna alla Chiesa Cattolica, se sia un trucco per abbindolare ancora le persone, cosa ci sia sotto. Però è interessante che la leggiamo. La prima notizia dice: il Papa a riscoprire la Bibbia con metodi nuovi. Ed è dal Gazzettino. La seconda notizia, che è del 6-10-2005, cioè 20 giorni dopo, dice: la verità dei vescovi britannici, non prendete la Bibbia alla lettera. Adesso proviamo un attimino a leggere cosa dice il Gazzettino dall'articolo del Papa a riscoprire la Bibbia con metodi nuovi del 17 settembre 2005. Chiesa e parola di Dio sono tra loro inscindibilmente legati. La Chiesa vive della parola di Dio e la parola di Dio risuona nella Chiesa. Il Papa, nel rivolgersi a 500 fra ecclesiastici e laici, studiosi della Bibbia, che tengono a Roma un convegno nel quarantesimo della Costituzione Conciliare dei Verbum, ha richiamato l'importanza della diffusione della parola di Dio fino agli estremi confini della terra. E questo significa già un atto di guerra rispetto ai diversi, ma comunque lasciamo perdere. Eppur esortando alla lectio divina quotidiana, ha messo in guardia dalle private spiegazioni. Ed è già la seconda volta che Ratzinger, o la terza, dice che non si deve spiegare la Bibbia va intesa e applicata così com'è. E questa è già la seconda volta. Che poi per private spiegazioni significa anche spiegazione pubblica, cioè la spiegazione che vi do io. Quello, ma quello sorvoliamo su questo. Eppure, comunque, la riscoperta della Bibbia va fatta anche mediante l'utilizzo di metodi nuovi, attentamente ponderati al passo con i tempi. Benedetto XVI ha ricordato il grande lavoro che si ebbe al Concilio Vaticano II sul documento conciliare dei Verbum. Dalla promulgazione di quel testo è derivato che è stata più profondamente rivalutata l'importanza fondamentale della parola di Dio. Con un rinnovamento nella vita nella Chiesa, soprattutto nella predicazione della catechesi, nella teologia, nella spiritualità e nello stesso cammino ecumenico. La Chiesa, ha detto il Papa, non vive di se stessa, ma del Vangelo e dal Vangelo trae orientamento per il suo cammino. E, come scrive San Girolamo, l'ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo. È una notazione che ogni cristiano deve raccogliere ed applicare a se stesso, solo chi si pone innanzitutto in ascolto della parola può poi diventare annunciatore. Egli, infatti, non deve insegnare una propria sapienza, ma la sapienza di Dio, che spesso appare stoltezza agli occhi dell'uomo. Infatti, come vi ho già spiegato, sgocciare chi non si mette in ginocchio non lo chiamo stoltezza soltanto, lo chiamo crimine, ma sarà perché io obbedisco a un altro dettato e non alla Chiesa Cattolica. Il Pontefice ha salutato i rappresentanti di altre chiese cristiane e di altre fedi che partecipano al convegno. Ieri mattina, nel corso del dibattito, un vescovo africano ha lamentato la difficoltà di avere traduzione della Bibbia nei vari idiomi africani. E così i fedeli si debbono contentare delle letture fatte durante la liturgia della messa. Un altro vescovo, proveniente da un paese arabo, ha parlato delle difficoltà che vengono frapposte alle traduzioni in arabo da parte delle autorità musulmane, che vedono la diffusione della Bibbia un insulto rivolto al Corano.
E questo è le precisazioni fatte da Ratzinger e pubblicate da Il Gazzettino il 17 settembre 2005. Attenzione, il 6 ottobre 2005 viene fuori un documento dei vertici cattolici e La Verità dei vescovi britannici. Non prendete la Bibbia alla lettera. Documento dei vertici cattolici ridimensionano le sacre scritture. Il che significa che i vescovi vanno a dire a Ratzinger: guarda che la Bibbia non è la parola di Dio. Anzi, proviamo a sentire cosa dice questo articolo. Certe parti della Bibbia non dicono la verità e non vanno interpretate alla lettera. Lo afferma un documento inviato dai vescovi cattolici britannici ai 5 milioni di fedeli, di cui il Times ha anticipato i passi salienti. Non dobbiamo aspettarci di trovare nelle sacre scritture un'assoluta accuratezza scientifica o una completa precisione storica, afferma il messaggio, accompagnato da un'introduzione del cardinale Cormac Murray O'Connor, arcivescovo di Westminster, e del cardinale Kate O'Brien, arcivescovo di Edimburgo, e i due più alti prelati cattolici di Gran Bretagna. Pertanto la Bibbia dice delle falsità e loro le falsità le circoscrivono al dato storico, al dato creazionista, tutta una serie di elementi propri della Bibbia. Il discorso apparirebbe un tantino serio, cioè nel senso che i vescovi cattolici si sono accorti che la Bibbia è un falso e non si può centrare storicamente. Ma perché è successo questo? Perché gli evangelici in Inghilterra li stanno facendo un mazzo tanto ai cattolici e gli evangelici prendono la Bibbia alla lettera. Questo è il problema dei vescovi inglesi, e qui in Italia gli evangelici sembra che stiano facendo buchi nell'acqua su buchi nell'acqua, però sembra che in Inghilterra invece abbiano una certa presa. E allora da un lato abbiamo i vescovi inglesi che dicono: guarda, è meglio che mettiamo da parte queste robe qua della Bibbia. Dall'altra parte invece c'è un Ratzinger che dice: bisogna che non commentiamo la Bibbia, bisogna che non la interpretiamo, o meglio noi vi diamo un'interpretazione e quella è la parola di Dio. Attenzione, che questo è fuoco che brucia le persone. Questo è importante. Bene, questo guarda, la Bibbia è sempre pericolosa, il cristianesimo, la figura criminale di Cristo è sempre pericolosa. Noi abbiamo sempre detto che l'immagine di Cristo è stata costruita dall'artificiale perché non è mai esistito e serve sempre per creare l'immagine di un'entità estremamente buona. In realtà è soltanto un'abile campagna pubblicitaria che fa credere una cosa che non c'è. Il fatto di credere in Cristo porta le persone che ci credono ad essere stupide ed essere ignoranti, perché perdono ogni intelligenza. Ma la cosa peggiore è questa, che con la scusa del Cristo si possono prendere in giro, si possono fare vari inganni, si possono fare varie truffe e si possono tranquillamente giocare con i dolori delle persone. Noi sappiamo benissimo tutto l'impegno che vengono messi dai vari sacerdoti, dai vari cristiani per cercare di coinvolgere, di tirare dalla loro parte le persone che soffrono. E questo è un comportamento di tutte le persone, appunto, che credono in Cristo. E vorrei partire da una storia che appunto ha avuto, una storia che è successa in Russia, che ha avuto un grande risonanza sui mass media. Tutti quanti, penso, abbiano visto qualche foto dei bambini morti a Beslan, morti in quella maniera tragica, morti in maniera terrificante. Tutti quanti hanno visto le foto dei genitori doloranti e del dolore che hanno provato. Logicamente è un dolore enorme e sono state immagini molto commoventi. Cosa sostiene? Che fra i tanti cristiani c'è un certo Grabamovoi che sostiene anche di essere la reincarnazione di Gesù Cristo. Solo il fatto che, appunto, vivendo in una società cristiana come è la zona popolare russa, quando uno si mette come Gesù Cristo viene subito creduto. Se esempio, se è il mago televisivo, si trova qualcuno che è disposto a denunciarlo. Se è il mago televisivo che fa dei tarocchi, che fa delle predizioni, se fa una fattura, un filtro d'amore, sicuramente viene perseguito. I preti che promettono l'aldilà non vengono certo perseguiti. Benissimo. Queste madri che soffrono, dolorose, il fatto che questo si presenta come Gesù Cristo, e cosa garantiva questo santone
che si dichiara lui stesso reincarnazione di Gesù Cristo, diceva che i bambini, dice il Corriere della Sera, leggiamo, a parte virgolette, i bambini, secondo la teoria del Santone, si sarebbero reincarnati, chiuse virgolette. Prosegue poi, lo dice, in qualche caso la reincarnazione non sarebbe avvenuta perché i piccoli si rifiutavano di tornare su questa terra. Altri genitori sarebbero ancora in attesa, chiuse virgolette. Cosa ha fatto questo Santone? Questo Santone è arrivato a Beslan, è andato dalle madri dei genitori che soffrirono per la morte tragica e terrificante dei loro figli, e dicendo che l'era l'incarnazione di Gesù Cristo, ha fatto dei contratti con loro per garantirgli la reincarnazione, per far reincarnare i bambini che non devono più reincarnarsi. Questo è un bravo cristiano, perché applica alla lettera le parole di Cristo. E l'altro mi dice, i poveri li avrete sempre con voi, e va bene, si creano poveri, poveri non soltanto dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista spirituale e intellettuale, e sapete, l'astuzia, se questo andava per portare via il portafoglio, queste persone si sarebbero certo ribellate, ma con le belle parole di Cristo si è potuto ingannare, andare dai genitori, via la vita. Dei genitori sofferenti, e di fronte alla sofferenza non gli fregava niente, e i genitori di fronte a qualcuno che gli avrebbe detto di accettare qualcos'altro, di vivere la vita in maniera diversa, ma di fronte a uno che si presenta e dice io sono la reincarnazione di Gesù Cristo, la loro resistenza interettiva è completamente crollata. Perché? Perché 2000 anni di cultura cristiana in Occidente hanno portato all'ignoranza, e qualsiasi persona che dica io rappresento Gesù Cristo viene creduto. Questo è un comportamento normale e classico. Ma questo non è solo un comportamento classico, scontato, che avviene in un paese considerato messo male come la Russia, almeno nella zona più popolare come il Caucaso. Avviene in tutto quanto il mondo. Allora, c'è stata una polemica di recente per quanto riguardava, in questi giorni, il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che ha fatto una guerra perché gli era ordinato Dio. Il Dio dei cristiani è sempre bravo a dichiarare guerra e a fare stragi, d'altronde è il suo desiderio, il sacrificio, l'olocausto, la distruzione fa parte del desiderio cristiano. Benissimo, ma cosa succede? Che quando si va a incentrare la propria esistenza su valori cristiani, quando si va poi a trovare a combattere, quando si dice che il cristianesimo è una religione dell'amore e si dimentica che cos'è Marte, e di Marte ne abbiamo discusso abbastanza, succede che quando uno va a combattere con la religione dell'amore, soprattutto pensando che essendo buono, il Dio è buono, se è da parte di Dio, le cose funzionano. E allora è successo che il soldato Diver, considerato l'eroe dell'Iraq, usato nella propaganda perché fatto vedere con un bambino in braccio che lo salvava dai bombardamenti, cosa è successo? Che questo soldato, creato, vissuto in una società cristiana come quella americana, cosa è successo di molto particolare? È tornato a casa ed è impazzito. Ed è stato arrestato e ha cominciato a sparare. Ma che la fosse dovuto a una visione religiosa lo dice chiaramente la Repubblica, il Corriere, scusa, la Repubblica nel suo articolo, quando dice era tornato con turbe religiose, soffrendo di terribili incubi, dandosi a bere, sniffando, inalando medicinali di vario genere senza alcun controllo. Era tornato con turbe religiose. La società americana è una società cristiana, è una società evidente. E questa persona usata nella propaganda per giustificare la bravura delle guerre combattute nell'amore e perché Dio le ha ordinate di fare, la versione religiosa è crollata. E cosa è successo? Che questa persona adesso la sua religione l'ha fatto impazzire. Ha cominciato a sparare all'impazzata, tornato dall'Iraq, e per impedire che facesse qualche macello classico nel, sai. E le istituzioni americane dove sono andate? Latitanti, non esistono. Ah, non esistono? No. Infatti però l'hanno usata come propaganda, cioè, vero? L'hanno usata come propaganda. Ecco, siete bestie di un gregge che viene portato al macello, e nella strada per arrivare al macello vi macellano uno dopo l'altro. Questo è il cristianesimo. E pensare appunto cosa significa pensare di andare a combattere una guerra senza la preparazione psicologica, senza l'aiuto di Marte. E sarebbe, leggiamo come era conciata questa persona, dice: dopo il ritorno della guerra, quello strano incidente era venuto al paso quando era uscito fuori strada perché convinto che quella cassetta in mezzo alla via fosse una bomba.
le urla notturne quando chiedeva che gli aerei bombardassero il nemico e la paranoia di essere aggredito da uomini armati. Ma vedete anche il fatto di non abituare le persone al combattimento, alla guerra, ad avere Marte. Di fronte al nemico chiede qualcuno che vada a bombardarlo, cioè esiste l'incapacità di combattere sia esternamente ma sia interiormente. E di fronte alle prove, perché appunto sappiamo che il dio Marte è un dio che non perdona e che è un dio che una volta evocato si scatena, se non si è consci di cosa si va a evocare, a cosa si va a utilizzare, e si parte pensando che Dio sarà provvidente, ci sarà la sua mano protettiva, chi parte con il Dio cristiano nello zaino ritorna sicuramente impazzito. D'altronde il cristianesimo è una forma di pazzia. Beh, io ho fatto un'email una volta in gruppo, nel gruppo paganesimo, in cui ho detto che in realtà l'obiettivo di Bush è quello di distruggere la società americana. Perché è vero che adesso sono partiti per macellare centinaia di migliaia di persone, però quei macellai tornano in America e saranno 50.000 scarponi di persone malate che percorreranno l'America. Dico 50.000 scarponi perché penso che non tutti impazziranno, ecco. Per cui ci saranno 20-25.000 persone malate, e come è successo nel Vietnam del resto, no? Cioè, quando tornavano erano completamente fuori di testa. Ma questa situazione è ancora più grave di quella del Vietnam, perché la generazione che andò nel Vietnam era una generazione che visse delle contraddizioni, anche dei conflitti sociali abbastanza forti, mentre questa generazione è sorta senza conflitti sociali, cioè senza il gusto anche del contraddittorio, della contraddizione, della sfida, e si trovano partiti con l'illusione di marciare trionfanti e si trovano invece una realtà che comunque sta agendo contro di loro, e si accorgono che non sono i Superman dei fumetti americani, no, in realtà. D'altronde, quando abbiamo il loro presidente che dice la guerra, al di là che possa essere simpatico o antipatico, così via, ma che un presidente politico dica io dichiaro una guerra perché me l'ha ordinato Dio, anche se la frase poi viene smentita, sì, cioè, è una frase credibile, insomma. E ricordiamo sempre che Bush si dichiara un cristiano rinato, sottolineiamo, cioè. Che lui mette l'accento sul fatto di essere cristiano, sul fatto che la fede e che Dio l'abbiano aiutato. Perciò ricordatevi quanto è pericoloso il Dio dei cristiani, perché il Dio dei cristiani è sempre un Dio atroce, è sempre un Dio della distruzione, dell'annientamento, della cancellazione, della guerra, del diluvio, della punizione. È il Dio che viene costruito per distruggere, cioè è il Dio della distruzione con cui gli ebrei deportati a Babilonia si identificano, cioè è il loro desiderio di voler distruggere, e fanno della distruzione la loro struttura, il loro fondamento ideologico. Il loro Dio non costruisce assolutamente nulla, a parte la creazione iniziale che viene rubacchiata un po' dai babilonesi, anche la creazione. Dopo di questo il loro Dio va solo alla distruzione per la distruzione, e là dove agisce è quando sta favorendo un esercito contro un altro, una pestilenza contro un altro. Però non è un Dio della costruzione, e questo concetto di non essere un Dio che costruisce, di non essere un Dio che migliora le condizioni di vita, è ribadito in maniera molto pesante dal pazzo di Nazareth. Cioè il pazzo di Nazareth dice che sono i pagani che arano, che seminano, che si preoccupano per il futuro, mentre invece loro non devono farlo, perché tanto il loro Dio sa di cosa loro hanno bisogno e glielo dà in sovrabbondanza, e che vuol dire che saranno autorizzati a rapinare, a massacrare, a distruggere per avere quello che il loro Dio gli ha promesso. Ed è veramente atroce queste affermazioni del pazzo di Nazareth, sulle quali naturalmente non si è sottolineato. Però sta di fatto che questo è stato il comportamento dei cristiani, è stato il saccheggio delle società civili, non c'è altro. Ecco, difatti, per dare la dimostrazione che proprio lo sconvolgimento dato dal monoteismo, dalla visione più monoteistica, è una visione che crea danni dappertutto, sulla Repubblica hanno pubblicato un piccolo reportage, e dice: Cisgiordania tra gli urtà della fede, a confronto con un colono ortodosso, un combattente della Shiat.
sembrano venire da due mondi opposti, ma a guardarli bene in comune hanno molte cose. Entrambi hanno risposte semplici a ogni domanda e non accettano discussioni. Ed entrambi si richiamano a una verità rivelata, si richiamano a un libro sacro, si richiamano a un Dio unico detentore del potere. Ognuno dice non faccio questo perché questo è quello che io voglio o quello che io desidero, faccio questo perché Dio me l'ha ordinato. E come vedete il Dio dei monoteisti, che sia il Dio dei cristiani, degli ebrei e dei musulmani, è sempre un Dio impositivo ed è sempre un Dio che trova il piacere enorme nel far soffrire. D'altronde, che differenza c'è fra chi promettere e dire devi soffrire e poi avrai una ricompensa nell'aldilà, devi obbedire perché sarai compensato perché hai obbedito, ma sempre nell'aldilà. E questa è una cosa che ha in comune tutte quante le visioni monoteistiche, sempre quello di chiedere la rinuncia, di rinunciare a se stessi, alla propria intelligenza, alla propria capacità, di sacrificarlo perché sarà ricompensato in paradiso o da qualche altra parte. E questo logicamente porta a delle persone che devono avere una visione integralista, e d'altronde la visione integralista appartiene a tutti i monoteismi proprio perché non possono ammettere che esista un qualcuno che ponga il suo riferimento al di fuori del loro libro sacro, al di fuori del loro Dio, che è una menzogna. Cioè, noi dobbiamo metterci d'accordo una volta per tutte, no? Cioè, che è la cosa che sfugge più nella concettualità delle persone. L'uomo non è creato d'immagine e somiglianza di Dio pazzo e cretino, l'uomo viene fuori da tutto l'insieme della natura e si è trasformato con essa. Avere un'ideologia di morte come quella del cristianesimo, che viene imposta militarmente sui bambini, si crea tutta una serie di deformazioni psichiche, di deformazioni psichiatriche, che si pagano, magari non si pagano nella quotidianità normale, ma si pagano e saltano fuori quando la vita ti pone davanti i suoi problemi, cioè quando la vita ti chiede di agire, ti chiede di essere responsabile, la vita ti pone davanti gli ostacoli che bisogna superare. In quel momento i problemi vengono fuori e sono problemi grossi. Basta pensare a uno degli eredi di Agnelli, che è ricoverato per overdose, per droga. Per cui non è il ragazzo povero o il barbone di periferia semplicemente che si droga. Il barbone di periferia, il ragazzo povero, viene trattato molto peggio. Lui invece viene trattato coi guanti strabianchi, anzi viene quasi fatto passare come un martire, una vittima. Invece sarebbe da dargli, non so, io avrei un'altra medicina. Ma comunque è la disperazione psichica che è al di là dei soldi o delle possibilità delle persone, perché è quella disperazione psichica che viene costruita attraverso la struttura educazionale. E finché non riusciremo a far passare il concetto di una struttura educazionale pagana politeista, chiaramente noi continueremo sempre a parlare di questi problemi, perché questi problemi sono costruiti da gentaglia come Scola, da gentaglia come Matiazzo, da tutta l'organizzazione assassina come Ruini, come Ratzinger. Cioè, questi sono effettivamente dei criminali il cui scopo è quello di distruggere il sistema sociale, distruggendo la psiche delle persone. E queste azioni sono di una gravità immane, cioè sono equiparabili come il terrorismo di Al-Qaeda al quadrato, però non semplice, ma al quadrato, perché vanno a distruggere quella che è la capacità intima delle persone, la capacità delle persone di agire nella propria vita, per cui portano disagio sociale per altri. La moglie che non riesce più a gestire la vita ammazza il marito che ammazza la moglie, i figli che ammazzano la moglie. Cioè, questa quotidianità che noi abbiamo è data proprio dall'impotenza dei soggetti di affrontare in maniera diversa la vita, cioè hanno davanti il vuoto, ma questo vuoto non è creato da un Dio, questo vuoto è stato costruito ed è stato costruito dall'educazione cristiana. Cioè, è il cristianesimo alla base di tutto questo. Finché non si rimuove la cultura cristiana, e lo so che sarà un processo lungo, queste cose si ripeteranno in continuazione e tutti quanti si diranno ma come è successo, ma chissà perché. Bene, allora proseguiamo sempre sul fatto dello sconvolgimento. Non pensiamo che poi esista soltanto una possibilità di sconvolgimento per chi è culturalmente arretrato o vive in condizioni lontane dalla nostra società, dalla nostra civiltà, ma questa possibilità di sconvolgimento appartiene anche
alla nostra società, anche a persone che vivono nel nostro paese, che vivono nella nostra comunità, nei nostri stati, per gente che vive anche in Europa. E questo appunto è significativo proprio perché dà la dimostrazione che al di là dell'ambiente, che può trovarsi un ambiente anche favorevole, si può trovare appunto un sostegno, che si può trovare un diversivo o un'immagine diversa, dimostra come il fatto di aderire a una visione monoteistica, e qua nel caso cristiano e cattolico è ben presente, alla fine c'è sempre un ritorno all'integralismo, alla volontà di convertire gli altri, di considerare gli altri peccatori. Che questo sia una tendenza che avviene anche in Europa, ne abbiamo un esempio molto particolare. E lo prendo dal Venerdì della Repubblica, dice: giovani con piercing e tatuaggi ballano, bevono, proprio come tutti gli altri, solo che appartengono a un gruppo di cristiani evangelici e il loro compito è molto speciale, convertire il popolo della notte. E dice l'articolo, dice: la principale differenza tra la media del popolo della notte di Ibiza e i missionari è quello che li fa sballare, aperte virgolette, sapere che il Dio che ha fatto i cieli, la terra, mi ama e vuole conoscermi è uno sballo incredibile che dura ben più di un paio d'ore, spiega Bruce Garnier-Cream, uno dei componenti del gruppo di preghiera non stop. Ma qual è la strategia di infiltrarsi? Dice: la strategia sembra scelta e ispirata da un brano tratto dal Vangelo di Matteo, citato all'ultima pagina del manuale di preghiera di tutti i missionari che sono inviati e sono invitati a leggere. Vi mando come pecore tra i lupi, recita il brano. Siate perciò astuti come serpenti e candidi come le colombe. I missionari si infiltrano nella comunità lavorando come promoter, camerieri nei locali notturni, fanno amicizie e alla fine, almeno spero, troveranno il modo di infilare nei discorsi qualche parola di Gesù. Come vedete, del divertimento delle persone non interessa niente, gli importa essere cacciatori, sapere conquistare, saper prendere, saper appunto sfruttare il momento di debolezza queste persone. E l'abbiamo visto come succede a Beslan, qualcuno che si dichiara incarnazione di Gesù Cristo va dalle famiglie che hanno avuto bambini morti in quella tragedia, gli promette di fare un qualcosa per loro, e c'è chi va a Ibiza, finge di bere e di divertirsi, in realtà spera di conquistare nuove pecore da portare dentro l'ovile. E logicamente questo qua è un fattore chiaro, cioè si cerca in qualsiasi momento di intaccare nel momento di debolezza o di difficoltà una persona per poi riportarla all'ovile. Poi logicamente questo viene fatto anche con tecniche più o meno astute, più o meno in gamba, perché noi abbiamo sempre detto che ad esempio l'esorcismo è un elemento pericoloso. Le teorie degli esorcisti sono veramente teorie pericolose perché portano squilibrio e sconvolgimento. Ricomincia i corsi. Esatto. Ma questa volta, perché bisogna aumentare gli utenti, che bisogna aumentare i distributori di queste follie, per la prima volta vengono ammessi anche i laici e altri religiosi, cioè le suore, anche se poi saranno soltanto i sacerdoti che potranno esercitare, perché l'importante è avere un numero di propagandisti che vanno a raccontare le banzane, le menzogne della possessione, perché creano sicuramente disagio. E d'altronde si tratta di creare paura, di creare gente che abbia fede, che abbia fiducia e che di fronte a una parola si possa appunto, ci possa cascare, ci possa credere. Se qualcuno dicesse che rappresenta qualsiasi divinità e fosse andato dalle madri di Beslan a dire che poteva fare qualcosa per i loro figli morti, l'avrebbero cacciato, le avrebbero detto che era un menzognero. Se qualcuno va e dice che è l'incarnazione di Gesù Cristo, viene creduto solo perché usa il termine Gesù Cristo. Proprio perché, come questi ragazzi che vanno a Ibiza per convertire gli altri, perché sperano di portare all'ovile qualcun altro. Cioè, il monoteismo è sempre inganno. Che venga fatto con la forza, con la violenza o con l'astuzia, è sempre la volontà di portare gli altri all'interno dell'ovile e se non per poi portarli al macello. E tenendo conto che c'è anche un'altra cosa che è importante, che nel momento in cui noi assistiamo al fatto che la Chiesa, il cristianesimo e tutti i cristiani uniti, proprio da una sola parte, sono lì a convertire le persone, noi ci troviamo in uno stato come l'Italia che viene ogni giorno tramutato in una nuova parrocchia, in una grande parrocchia, tenendo conto che la presenza dei cattolici e dei cristiani è in diminuzione. Il sinodo dice che poca gente va a messa, eppure di fronte alla loro minoranza nel paese, alla loro minoranza
nella società, la loro minoranza politica, sono capaci di pretendere che tutti quanti si adeguino al loro, loro valore morale. Il problema è che ci sono dei partiti politici che ci hanno puntato sopra il Vaticano e prenderanno delle salassate non indifferenti, perché il Vaticano tanto già comincia a muoversi, qualcuno comincia a dire forse il Vaticano gli vengono dati troppi soldi alla religione cattolica. E già si comincia a pensare di ridurre questi versamenti che vengono fatti, ma al di là di questo, tenendo conto che sull'8 per mille che qualcuno ha detto fa ripartiamolo in base alle scelte effettive delle persone, anche perché sembra esatto. Che soltanto tra quelli che firmano, che sono pochi, ben pochi firmano per la Chiesa Cattolica, la CIA fa l'8 per mille, non è soltanto denaro o risorse materiali da raccogliere, ma racchiude in sé valori fondamentali su quali è edificata la Chiesa Cattolica, e vorrei sapere cosa significa questo, che mi fosse spiegato in maniera comprensibile. Sgozzare chi non si mette in ginocchio? L'ha detto un vescovo. Cioè, in sostanza l'8 per mille è un finanziamento, ma che cosa raccoglie di fondamentale per la Chiesa Cattolica? Questo fatto, il fatto che le persone devono donare un qualcosa che appartiene allo Stato a loro e che loro sono capaci di disporre. Comunque i dati di affluenza della Chiesa Cattolica dicono che i praticanti assidui in Italia sono il 19,5% degli uomini e il 38,3% delle donne. E in questo livello abbiamo che a frequentare la messa dei cristiani, il livello di istruzione quando è alto va il 20,7% delle persone, quando è medio il 25,1%, quando il livello di istruzione è basso è il 43,2%. Pertanto effettivamente la teoria della Chiesa Cattolica, la teoria di Paolo, di seminare l'ignoranza, perché solo attraverso l'ignoranza si può costringere la gente a credere nella bubola del Dio padrone, del Dio creatore, del Padre di Nazareth, funziona, cioè è così. Se c'è ignoranza la gente segue, se invece c'è istruzione, c'è un minimo di consapevolezza, la quantità di persone si abbassa notevolmente. Questo è un dato di fatto. L'articolo, vi ricordo, che è datato alla Repubblica del 9 ottobre 2005. Sì, beh, a parte, sai che poi sono sempre pronti a raccontare menzogne sugli altri. Già una cosa divertente è stato il fatto che il signor Ratzinger abbia fatto delle dichiarazioni che si sono messe in contraddizione sul discorso del paganesimo, o del neopaganesimo. Perché il signor Ratzinger è arrivato a dire che sono stati violata, la religione cattolica è stata violata in maniera sistematica dall'aberrante ideologia neopagana del nazismo. Cioè, sinceramente io non so dove abbia potuto trovare una dimostrazione dell'ideologia neopagana del nazismo. Anzi, io tra l'altro ho mandato in giro sulla lista anche una citazione vecchia del signor Ratzinger in cui diceva le cose contrarie. Vedi, il problema è che noi abbiamo a che fare con la Chiesa Cattolica, che il termine pagano lo usa per qualunque cosa diversa da sé. Io sottolineerei che poi sarebbe che ha spiegato un uso del termine neopagano riferito al nazismo, non paganesimo, comunque, che è significativo. Cioè, ha una preminenza, cioè una sottigliezza per loro è molto importante. Comunque tieni presente che loro lo usano a man bassa, cioè, per cui i musulmani non sono musulmani, sono pagani, e gli ebrei sono pagani. Adesso sono fratelli maggiori. Ah sì, ecco, sì, è vero, cioè, prima li sterminavano, adesso che gli stanno chiedendo i danni, allora sono diventati fratelli maggiori. E poi stanno ricordando che loro sono tutti figli di Abramo. Sì, un'altra bella balla anche questa. Beh, è vero, sono tutti figli di Abramo, Sì, Abramo, che tranquillamente secondo l'ordine di Dio va a sgozzare Isacco. Faccio ricordare che una delle prime trasmissioni che abbiamo fatto qui a Radio Gamma 5 nel 96, noi abbiamo definito abbiamo cominciato a fine del 96, fine 96. Novembre del 96. Bene, una delle prime trasmissioni abbiamo sostenuto che il patto fra Dio e Abramo era un'allucinazione da un'intossicazione da oppio, oltretutto l'oppio si usa là e si usa anche, e non poteva altro che essere un'intossicazione da oppio, e tuttora lo è.
Ora, Abramo non è mai esistito, però chi si è inventato sta roba, il patto fra Dio e Abramo, era chiaramente un intossicato da oppio. E non ci piove sopra. Ritornando a questo, i cristiani danno dei pagani a tutti i diversi, cioè tutti i diversi sono tutti da distruggere, da annientare. Davano dei pagani anche agli abitanti dell'America Latina, no? Davano dei pagani anche agli induisti, davano dei pagani anche ai shintoisti. Sì, vedi, dal punto di vista teologico, per loro non può, cioè, per chi non è mai stato contaminato al cristianesimo sono pagani, per chi è stato contaminato al cristianesimo sono neopagani. Ah, ecco. Cioè è una sottilità teologica, sai, la teologia diceva Spengler è una roba da idioti, sì, ed effettivamente è una roba da idioti. Vabbè, però sta di fatto insomma che la Chiesa Cattolica, che è stata praticamente la promotrice del nazismo, cioè è il nazismo, è il cattolicesimo e il nazismo sono esattamente la stessa cosa, se volete facciamo un'analisi anche dell'ideologia dell'uno o dell'altro, insomma no, non c'è nessun problema. Ebbene, deve prendere le distanze, perché il problema non è tanto che ci fosse stato un piccolo gruppetto di persone che si riferisse, non so, alle teorie, non so, tipo, tanto per dire, teosofiche o qualcosa di simile. Il problema è che in Germania il nazismo era fatto da milioni di persone e tutte le milioni di persone sono andate a catechismo, cioè... Per fare ciò che è avvenuto in Germania occorreva che le persone fossero state dei buoni catechizzati, altrimenti un gruppo di persone che magari sognava le teorie della Blavatsky non avrebbero mai potuto, oppure non so, tipo il Graal, tipo ste cazzate che ogni tanto vengono fuori, no? Non avrebbero mai potuto fare assolutamente niente, perché era semplicemente un piccolo gruppo. Là si tratta di un movimento che era un movimento di massa, e per avere un movimento di massa di quel genere bisognava che le persone fossero state catechizzate, che dopo un padrone ne hanno preferito un altro anziché il Papa di Roma, hanno preferito il loro comandante, cioè, quello è un altro discorso. Beh, d'altro, come hanno fatto una scelta di Lutero rispetto al Papa, hanno scelto Lutero, cioè è chiaro che uno dei motivi contrastanti era il fatto di riferirsi alla Germania, non di riferirsi al Vaticano o a Roma. Però, e la classica polemica antiromana o antipapista di tutti quanti le riforme protestanti, insomma. Sì, comunque no, non cambia assolutamente niente, perché era effettivamente un atto cristiano, cioè essere nazista. Come del resto, visto che ormai è anche una moda, diamocene anche all'altra, il fatto di avere una gerarchia, uno stato comunista, in realtà chi conosceva il marxismo era un numero piccolo di persone, molto piccolo. La maggior parte dei comunisti hanno in testa le società comuniste del cristianesimo oppure la Repubblica di Platone, cioè non sa assolutamente niente di quello che sono le teorie marxiane. Per cui siamo sempre lì, no? Cioè noi abbiamo avuto una storia che, pur fra spinte di diversificazione e spinte diverse, cercare le altre strade, è invece stata ricacciata indietro da quello che è la struttura educazionale cristiana, che trasforma le persone in bestiame. Tutto là. E naturalmente c'è sempre qualcuno che vuole il suo piccolo gregge, oppure un altro gregge, perché tanto si gioca il gregge, la sua bandiera, dietro cui mettere un po' di persone che sono più forti. Sì, no, ecco, difatti una cosa che per me trovo è abbastanza significativa ed è denota un certo spirito è il fatto che i vescovi italiani hanno detto che è un peccato votare chi sostiene l'aborto, e di conseguenza hanno detto che tutti i politici devono essere obbedienti al dettame della Chiesa, e se non sono fedeli a quello che stabilisce la Chiesa, i cittadini italiani non dovrebbero votare per questi politici. Io non ho visto proteste da parte dei politici, il che significa che l'autonomia e l'indipendenza dello Stato italiano ormai non esiste più. A meno che i politici hanno deciso di sbattersene le scatole, no. A un certo punto uno si può anche sbattere. Beh, cioè, ma sai, la quantità di voti che riesce a muovere la Chiesa Cattolica in fondo è bassissima. Beh, sai, il metro di misura ci sarà, perché tra l'altro c'è una notizia appunto che... Vabbè, è solo un trafiletto, un piccolo articolo, due colonne in fondo pagina di un quotidiano. Troppi soldi alla Chiesa, cambiamo l'otto per mille. Proposta bipartisan, quota allo Stato se il cittadino non sceglie. Allora, il fatto che siano partiti politici di tutti gli schieramenti, cioè in questo caso sia dell'opposizione sia della maggioranza, che scelgono di fare una proposta del genere, sarebbe interessante che il Parlamento
desse un'accelerata in questo senso, cioè il fatto stesso che ci siano dei, non uno ma più di qualche uomo politico che comincia a proporre questo, sarà divertente vedere quando si voterà, si arriverà in Parlamento, se questa proposta di legge diventerà legge, se verrà applicata, come verrà applicata, e se ci sarà qualche nuova scomunica verso lo Stato italiano, sarà interessante. Comunque, certo che io do un consiglio, visto che se si deve votare e se qualcuno deve fare delle scelte politiche, andate a cercare all'interno di ogni schieramento, perché per fortuna qua si va dalla maggioranza all'opposizione, quegli uomini politici che almeno in questo senso hanno il concetto dello Stato e che dicono che le persone devono destinare 8 per 1000 solo se seguono volontariamente, e perché queste sono cifre enormi ed è anche giusto che il cittadino manifesti la sua opinione, come il cittadino deve manifestare la sua opinione politica andando a votare, è giusto che l'8 per 1000 vada alla Chiesa Cattolica se il cittadino firma per la Chiesa Cattolica. Tenendo conto che per fortuna problemi di bilancio hanno impedito di fare il regalo dell'ICI alla Chiesa Cattolica anche per attività commerciali. Gliel'hanno fatto? No, è stato bloccato. Ma è stato bloccato? Sì, perché manca la copertura finanziaria. Anche perché tenete conto che mancando una copertura finanziaria, cosa succedeva? Che sicuramente se passava questa legge il Vaticano avrebbe fatto ricorso e i comuni sarebbero trovati a dover rimborsare le imposte arretrate. No, ma è la... cioè, io avevo già detto l'altra volta, cioè l'altra volta ne avevamo parlato, ne avevo detto a sto punto, siccome noi abbiamo una norma che è importantissima nella nostra Costituzione, in cui una legge si applica ugualmente a tutti, per cui tutte le confessioni religiose, sia quelle riconosciute dallo Stato, sia quelle non riconosciute dallo Stato, sono uguali sia davanti alla legge, sia nell'attività tributaria, avremmo fatto presto, come pagani politeisti, avremmo dichiarato che l'organizzazione commerciale di Tizio, Caio, Sempronio era un'attività commerciale dei pagani politeisti, per cui in Italia non pagava più nessuno le tasse. Cioè, non so se vi rendete conto cosa stavano innescando questi. Ora, la Corte Costituzionale chiaramente sarebbe intervenuta, avrebbe bloccato tutto, ma vi rendete conto l'assurdità di ciò che stavano facendo? Sì, no, ma sarebbe stato anche un po' di astuzia, i cittadini andavano a occuparsi qualche divinità del luogo, dicevano che la loro casa era un luogo di culto e nessun cittadino aveva più pagato. No, in effetti, no, perché non ci si pensa a queste cose, però dopo magari vengono fuori nel discorso. Perché vi ricordo che la Cassazione sentenziò l'ICI si paga, così è partito il blitz salva Chiesa. E le sentenze della Cassazione furono due. La Corte di Cassazione, con due diverse sentenze, ha stabilito che gli immobili religiosi commerciali devono pagare l'imposta comunale. Questo c'è fuori nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, che mi ricordo lessi, in giugno mi sembra che ci fu, che l'Agenzia delle Entrate stabilì che se l'attività era per sua natura commerciale era giusto che pagasse l'ICI. Ma aspetta, questa dichiarazione che se un'attività religiosa era per uso commerciale doveva pagare le tasse, non era, no? Un'attività religiosa, era un'attività religiosa svolta in locali religiosi. Ok, ma questa attività, no? Cioè questo tipo di sentenze, la prima si è avuta contro Scientology, perché voi dovete sapere che i cattolici spissa sempre le mani contro le religioni diverse, no? E allora praticamente sono riusciti a sobillare, fra virgolette, non è una vera e propria sobillazione, diciamo istigare o riuscire a coinvolgere i pubblici ministeri di Milano contro l'organizzazione religiosa Scientology. E ci furono due sentenze clamorose. La prima fu che per essere religione non si può stabilire, lo Stato non può stabilire nessun criterio per cui un'organizzazione è religiosa, in quanto è l'organizzazione religiosa che deve stabilire i criteri per cui chiamare se stessa organizzazione religiosa. Perché se lo Stato stabilisse i criteri, verrebbe meno il principio di libertà delle persone. Per cui questa è una sentenza della Cassazione. La seconda sentenza andò a condanna Scientology, fu condannata perché l'attività di Scientology, di corsi che facevano, di promote, erano effettivamente un'azione commerciale, per cui la Cassazione dichiarò che se un'organizzazione religiosa fa del commercio, del traffico o qualcosa, deve pagare le tasse su ciò che fa. Ma quando la Cassazione dichiarò questo, non lo dichiarò solo per Scientology, era una norma. Lo dichiarò come norma per tutte le religioni.
Per cui quando si è trovata la Chiesa Cattolica a dover pagare le tasse, la Cassazione ha dovuto applicare quel principio, non poteva fare diversamente. Cioè, una Corte, Cassazione e Costituzione, non possono andare in contraddizione con se stesse. Cioè, non esiste. Se no salta tutto il sistema giuridico. Pertanto, per combattere Scientology, la Chiesa Cattolica si è combattuta se stessa. Perché se fosse stato il primo caso, può darsi che avrebbero sentenziato in maniera diversa. Dico può darsi, non è detto. Ma avendo questo precedente che faceva scuola, che faceva norma praticamente, non hanno potuto legiferare in maniera diversa. Questo è il risultato degli antisette, visto questi cacciatori che abbiamo... che adesso stanno tentando di fare un'altra operazione in internet, dopo tutto quello che ci hanno fatto in tutti questi anni, Francesco, adesso hanno fatto sparire quasi tutta la roba che hanno fatto loro, no? E dicono che praticamente ce li siamo inventati. Peccato che io ho scaricato, registrato su dischetti, su CD, cioè tutto quello che loro hanno fatto. Questo è l'unico peccato. Vabbè, d'altronde poi esistono sempre i motori di ricerca, se le cose erano pubbliche non possono essere. Sì, ma vengono col tempo dopo vengono cancellate. No? Cioè, se fai sparire le main list pubbliche dove venivano registrate alcune cose, tu le fai sparire dopo un tot numero di tempo, viene fatta sparire anche perché c'è sempre la legge sulla privacy che fa sparire comunque le pagine. Se tu la togli la pagina, comunque sparisce dopo un tot tempo. Per cui stanno tentando di fare questa operazione. Beh, sai, d'altronde il loro fallimento è sempre stato continuo, immediato e concreto, anche perché, come sempre, noi abbiamo avuto esempi classici dalla Cecilia Gatto Trocchi a Maurizio Antonello, che in realtà noi parlavamo del disagio che c'era in queste persone, ed è un disagio che la Chiesa Cattolica genera in tutti quanti le persone che vi aderiscono, perché di fronte all'esistenza sicuramente poi alla fine non hanno le possibilità, la cultura o l'animo per poterle affrontare. Mentre noi come pagani stiamo dicendo alle persone di attrezzarsi davanti alla vita, cioè di fornirsi gli strumenti, di chiamare le cose con il loro vero nome, di sospendere il giudizio, di non farsi coinvolgere, di guardare attentamente le cose prima di agire, la Chiesa Cattolica invece ti dà la verità alla quale devi aderire e quella verità non ammette nessuna discussione, cioè non ammette nessuna... Non ammette nessuna critica, per cui chiaramente le persone quando si trovano davanti ai problemi non hanno la capacità di critica, non hanno la capacità di intervento, tipo il soldato americano che torna dall'Iraq. No, ma poi la cosa più divertente è che anche le persone che hanno un minimo di intelligenza in realtà poi alla fine hanno sempre la palla al piede o la catena al collo. Cioè, abbiamo parlato del discorso che la Chiesa Cattolica sostiene di non appoggiare i politici che sostengono la legge sull'aborto. Beh, è uscita una pagina che era divertentissima sulla Repubblica, io trovo divertente. Allora, da una parte c'è un monsignore e dice una legge da cambiare, ma avanti con prudenza. Cioè, nel senso che, vabbè, piano piano vi fregheremo. Dall'altra parte, una donna politico che dice toni arcigni e astrati danneggiano la Chiesa. Cioè, si rende conto che quello che viene detto è qualcosa che non piace e lei non può dire me ne frego della Chiesa Cattolica. Siccome ha già dichiarato di essere cattolica. Sì, lei ha dichiarato di essere cattolica, però vedi, alla fine cosa fa? Di fronte, sapendo che esiste questo animo che è intollerante e che non può essere cancellato, dice cerchiamo di usare toni diversi perché non solo spaventiamo la gente, se no la gente si allontana. In realtà anche le persone che hanno delle funzioni che si dichiarano laiche o distaccate o non coinvolte direttamente, il fatto di essere cattoliche le porta sempre con un nuovo modo sovviventi come forma mentis nello spirito del cane da guardia, dal cane da gregge, che deve tenere unito il gregge. Cosa te ne frega il fatto se la Chiesa usa dei toni violenti e le persone si allontanano? Vabbè, è un problema di chi ha fatto queste scelte. Cioè, no, bisogna che siamo attenti, se no altrimenti le pecore scappano, questo è l'allarme. E questo dimostra il fatto di quanto siano pericolosi i politici cattolici. Perciò, visto che si avvicinerà appunto le elezioni politiche, io non dico quale schieramento scegliere, però cercate di scegliere chi andrà a votare, chi sceglierà di votare, di scegliere almeno un politico che abbia il coraggio di definirsi laico, ma laico non nel senso laico di sua maestà o di sua santità, perché purtroppo assistiamo anche al fenomeno dei laici di sua santità, tipo un certo Pera, presidente del Senato. Beh,
Vabbè. Anche un Marco Pannella essere per questo, non è? Sì, beh, d'altronde anche spera proprio a livelli veramente, sì, aberranti. Cerchiamo di non esserci i laici di sua santità. Anche Rutelli, gli altri Fini, Berlusconi sono dichiarati, anzi Berlusconi voleva comportarsi come presidente Bush, no? Sì. Gli hanno detto: guarda che anche il tuo partito Forza Italia non è che digerirebbe molto sta cosa, eh. E allora hanno detto: forse è meglio che faccia un po' di marcia indietro. Purtroppo è un dato di fatto che questa è la situazione, né più né meno. Beh, sai, quello che si può sempre dire è che poi il cristianesimo è sempre un'abile struttura e organizzazione che sembra da rappresentare qualcosa, in realtà è qualcosa di diverso. Cioè, la capacità mimetica delle teorie cristiane è favolosa. Il Gesù Cristo che viene prospettato come buono, come sofferente, in realtà è uno con la massima violenza. Eppure la capacità propagandistica clownesca da circo lo fa passare per una brava persona, per un sofferente. In realtà nel pensiero cristiano, nella figura di Cristo, sono concentrati tutti gli elementi criminali. D'altronde il monoteismo è sempre un circo, perché appunto c'è qualcuno che attira la scena, attira la vista, l'osservare le cose, e poi qualcun altro prepara un nuovo palco, prepara un nuovo spettacolo. Ed è questo che sta avvenendo. Cioè, nel cristianesimo esiste sempre chi fa il clown e distrae l'attenzione, e gli altri preparano i vari recinti per possono preparare, in questo caso, i roghi della nuova Inquisizione. E dal Gazzettino del 9 settembre 2005, la Bibbia, il Vangelo, l'ha scritto San Paolo. Questo è il livello mentale di un cattolico, eh? La Bibbia come libro di preghiera e di spiritualità per i credenti, come testo di eccezionale importanza nella liturgia e nella predicazione dei sacerdoti, come base dell'incontro ecumenico fra chiese e confessioni, sono i temi basilari del convegno internazionale in occasione del quarantennio di promulgazione della Costituzione dogmatica conciliare dei Verbum sulla rivelazione, organizzato dalla Federazione Biblica Cattolica e dal Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani. Nella conferenza stampa presieduta dal Cardinale Walter Kasper, presidente del Prefetto Pontificio Consiglio, è stato annunciato che i convegnisti saranno 400, eccetera, eccetera, no? Mentre il Cardinale Kasper ha ripercorso l'interconciliare il documento del suo significato teologico, richiamando la frase di San Girolamo secondo cui l'ignoranza della scrittura è l'ignoranza di Cristo, ricordate un po' questo, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Federazione Biblica Cattolica, si è soffermato. Vincenzo Paglia, io ho un libro di Vincenzo Paglia, adesso che mi viene in mente. Che letture impossibili fai proprio? No, credo che mi servisse per documentazione. È soffermato sulla base di recenti statistiche sul rapporto attuale fra fedeli e Bibbia. Ha iniziato dicendo che c'è ancora poca Bibbia nella vita dei fedeli. Non sgozzano ancora abbastanza chi si mette in ginocchio davanti a loro, eh. Ed ha illustrato questi dati desunti da una ricerca condotta in Italia, Francia e Spagna. Allora, tenete presente questo: l'80% dei fedeli cattolici praticanti ascolta la Bibbia solo durante la messa domenicale, cioè quando il prete gli propina quello che lui vuole, no? E appena il 3% sempre dei praticanti la legge ogni giorno. Ovviamente, ho osservato, questo comporta non solo un'ignoranza materiale della Bibbia. Ad esempio, il 40% dei cattolici crede che San Paolo abbia scritto il Vangelo, e il 26% anche San Pietro, ma soprattutto non la sente come il proprio libro, come il libro della propria vita. Cioè, io resto sto imbecille che stermina l'umanità, ammazza la gente, e sta gente non lo sente come il libro della propria vita. Cioè, Fiore, meglio Harry Potter, vi assicuro che è meglio Harry Potter. Allora, sembrerebbe, notano i ricercatori, che per i cattolici praticanti dei suddetti paesi europei la Bibbia sia ancora un libro per lo più riservato al clero.
C'è però, proseguito Monsignor Paglia, un dato che fa riflettere, ed è il desiderio che i fedeli hanno della parola di Dio. Infatti il 41% dei praticanti ritiene che l'omelia sia il momento più utile per la crescita della loro fede. E qui fate un po' voi, cioè io vi lascio sospesi a questo punto, cioè il livello di un cattolico è quello che i cattolici non conoscono nemmeno i loro libri sacri. Beh certo, questa è la prassi. Se li conoscessero almeno la metà non sarebbe più cattolica, no? Bene, dici voi che diamo via le telefonate, voi chi... Sempre con gli ascoltatori, sempre voglio parlare con gli ascoltatori, Francesco. Tu non vuoi dare via le telefonate, no?